prova a servire il taglio di Kitzling, fa buona guardia però la difesa varesina che recupera il pallone, parte in transizione, stavolta ancora una volta da dietro l'arco Varese, 1 su 9 da 3 punti Varese in questa via di partita. Si iscrive alla partita anche Joshua Bostic con la tripla. De Nicolao schiaccia a terra poi per Luis Scola, che aiutato dal ferro trova 2 punti. Ancora Brandon Taylor, Candy distribuisce scambiando con Kitzling, decide di avvicinarsi a canestro e trova un canestro circense, il numero 7 di Reggio Emilia. Preferisce tornare sul proprio passo e servire Tony Douglas, deve innescarsi anche il numero 23 di Reggio, prova invece ad innescarsi da dietro l'arco dei 6.75, Igus Jakovic. Taylor prova a disorientare Jakovic, si prende un tiro difficilissimo ma lo manda a bersaglio. Non arriva il canestro per Varese ma la palla vagante è recuperata da Douglas. Secondo i spiccioli per trovare un tiro, lo trova in tempo utile, sempre lui, ancora lui, Igus Jakovic. 20 Varese, 18 Reggio Emilia. Leonardo Candy in possesso del pallone, si avvede di Kitzling libero, stoppa Anthony Moltz ma arriva la correzione volante. Kitzling in punta per Frank Elegar, tarda ad arrivare Brandon Taylor che comunque trova la via aperta verso canestro. Douglas in possesso del pallone, sale a difendere su di lui Filippo Baldirossi, si rinnova l'asse però Tony Douglas, Luis Scola, arrivano i 2 punti per Varese che significa sorpasso sul 35-33, prova a rispondere Varese con De Vico, Strautins sotto per Scola, ha letto benissimo il mismatch Strauss, sbaglia ma il rimbalzo è arpionato da Strautins che sbaglia a sua volta, si può innescare la transizione da parte di Reggio Emilia, conclusa Douglas per Anderson, serve Ruzier, distribuisce poi per la corrente Douglas che penetra, Kitzling chiude il palleggio, buona la difesa questo frangente da parte di Anderson che permette la transizione conclusa al ferro da Arthur Strautins. Brandon Taylor in palleggio, si prende la tripla nonostante la mano in faccia, ancora Candy, cronometro che scende a 5 secondi per trovare un tiro, Candy in angolo per Taylor, fa saltare De Nicolao, piedi a posto, Brandon Taylor protagonista assoluto. Jakovic in palleggio, prova a sfruttare il blocco di Morse, gioca il pick and roll, si alza e si porta a casa il ferro Anthony Morse, sale a difendere su di lui lo stesso Diouf, si prende il tiro da 3 punti Arthur Strautins, 5-0 in punta da Elegar, si trova la via occlusa verso canestro Candy e affida la palla a Thomas Kitzling, altro giocatore discreto immediata all'inizio stagione, pose fine alla sua carriera. Alza Candy per Frank Elegar che mette il punto esclamativo su questa partita, decide di chiuderla qui. Joshua Bostic, Reggio batte Varese 89-76.